Buongiorno a tutti, iniziamo con il question time. Ricordo che ai sensi dell'articolo 88,5 del regolamento interno il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrazione e di replica per non più di 3 minuti complessivamente. Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato risponde per non più di 3 minuti. Cominciamo con l'oggetto numero 33, appalti delle ASL Umbre coinvolte nelle inchieste sulle ambulanze, richiesta di chiarimenti dalla giunta regionale. Consigliere Meloni, prego, a lei la parola, risponde l'assessore Coletto. Grazie Presidente, ma questa interrogazione è stata scritta da un po' di tempo e poi è stata trasformata insomma da scritta orale, quindi oggi c'è questa opportunità di discussione e nasce dall'inchiesta sulle ambulanze della cooperativa Ita di Emergenza recentemente, ormai circa 2 mesi e mezzo fa, riportate alle cronache dalla trasmissione Report, che vennero coinvolte al momento come parte offesa anche la ASL Umbria 1. Questa inchiesta rientra nell'ambito dell'indagine curata dalla Guardia di Finanza di Pavia circa le gare d'appalto aggiudicate in varie regioni italiane dalla cooperativa Fairside One, affidataria dei trasporti sanitari in emergenza urgenza e ordinari programmati per i pazienti Covid-19 ed effettuati però, a quanto sembra, attraverso mezzi non sufficientemente sanificati e anche insufficienti a coprire il servizio non nazionale ma nelle regioni in cui loro hanno vinto l'appalto. Ora, questa cooperativa con sede a Pesaro e operativa in Lombardia e in molte altre regioni italiane, sarebbe aggiudicata anche in Umbria una serie di appalti a partire dal novembre 2019. Ovviamente qui si pone l'ennesimo problema legato alle gare d'appalto, che vede anche in questo caso offerte eccezionalmente basse, e sappiamo che quando le offerte sono eccezionalmente basse, ovviamente la ripercussione negativa è sempre sulla qualità dei servizi e quindi dei cittadini. Quindi questo negativamente influisce sulla sicurezza dei trasporti operati dalle ambulanze, con mezzi apparentemente non sanificati, soprattutto nel pieno della pandemia, e quindi svolgendo dei servizi in condizioni igienicamente discutibili, perlomeno anche per la salute degli ammalati, e molte anomalie sono state segnalate dalla stessa stazione appaltante. E inoltre è emerso che i dipendenti venivano remunerati con stipendi molto inferiori ai minimi salariali del contratto collettivo, ma questa non è eventualmente una novità, perché quando le gare d'appalto sono eccezionalmente basse, le due leve su cui si incide sono i servizi, la qualità di servizio, ovviamente la remunerazione dei dipendenti. Quindi a seguito delle anomalie che sono venute a galla grazie non solo al lavoro delle autorità inquirenti ma anche di chi ha segnalato queste anomalie, quello che chiediamo alla giunta regionale è di conoscere nel dettaglio lo stato dell'affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza della Regione Umbria, e soprattutto in un momento in cui c'è stata una importante difficoltà legata alla pandemia, in cui la qualità dei servizi sarebbe dovuta essere necessariamente più alta, anche a tutela appunto dei servizi assicurati ai cittadini umbri e pagati anche dalle casse della Regione, e le ragioni per le quali gli organi di controllo e di vigilanza dell'ASL Umbria 1 non abbiano effettuato degli approfondimenti, oppure forse li hanno effettuati ma magari noi non li conosciamo, anche alla luce dei prezzi antieconomici proposti dalla cooperativa. Grazie. Grazie consigliere Meloni. Prego assessore Coletto. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda il servizio di trasporti in ambulanza, è stato affidato mediante gara d'appalto, evidentemente, realizzata dalla ANS e conseguentemente sottoscritta apposita convenzione ai sensi della vigente normativa. Sono perfettamente d'accordo con la consigliera Meloni quando dice che spesso e volentieri nell'ambito della sanità arrivare al massimo ribasso probabilmente non è la miglior cosa. Serve una modifica della normativa, evidentemente. Serve una modifica della normativa che riesca a convogliare quello che è il lavoro
delle ASL, piuttosto che delle URSS, piuttosto che delle regioni, nell'ambito della sanità, verso, non dico un accreditamento, che evidentemente fa saltare quelle che sono tutte quante le varie gare, mettendo davanti dei criteri di accreditamento che devono essere necessariamente molto ampi, ma che vada a dettagliare dei criteri in maniera tale che le offerte possano e debbano essere offerte che rispettano quelle che sono le necessità di un servizio pubblico legato alla sanità, in particolare all'emergenza e urgenza e quindi a salvare delle vite, reputo che sia assolutamente più che mai importante. Comunque sia, la Direzione Salute e Welfare nel mese di ottobre, con nota 0202-762 del 2021, ha provveduto a chiedere una dettagliata relazione e di relazionare circa i controlli delle verifiche effettuate sulla corrispondenza del rispetto del contratto di appalto per il servizio di trasporti sanitari affidati alla First ID One Italia, società cooperativa sociale dei controlli. La direzione dell'ASU 1, con nota del 27/10/21, ha inviato alla Direzione Salute e Welfare dettagliata relazione corredata di tutte le evidenze oggettive e di relativi verbali di ciascun controllo, sopralluogo e di tutte le azioni correttive che di volta in volta sono state intraprese a fronte delle eventuali criticità riscontrate. Nella relazione della direzione dell'ASU 1, redatta dal RUP, si precisa che in relazione alla fase di esecuzione del servizio svolto dalla società First ID One Italia, si farà presente che il RUP e il direttore dell'esecuzione del contratto hanno costantemente effettuato un'intensa attività di verifica e controllo, anche grazie alla presenza di figure sanitarie esperte che operano quotidianamente all'interno dei mezzi di soccorso. Pertanto, non si sono mai verificati episodi di mancato trasferimento di pazienti né interruzioni di servizio, né sono pervenute segnalazioni di trattamento non idoneo dei pazienti ed altresì, anche per quanto riguarda la sanificazione dei mezzi, non risultano segnalazioni in merito alla mancanza esecuzione della stessa. In proposito si segnala che il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute ha provveduto ad ispezionare e a campionare l'attrezzatura e l'equipaggiamento di mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio. Dette ispezioni sono avvenute il 25 maggio del 21 presso l'ospedale di Gubbio, Gualdo Tadino, e in data 17 luglio del 2021 presso l'ospedale Città di Castello. Nel corso delle ispezioni non sono state riscontrate anomalie. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Meloni per la replica. Grazie Presidente, io ringrazio l'assessore per la risposta e allora, ovviamente fa piacere che in quelle che sono state le ispezioni avvenute, se non ho capito male, tra maggio e luglio del 2021 non si siano rilevate particolari criticità. Vediamo insomma poi questa inchiesta nazionale come procederà e ovviamente sono invece assolutamente convinta della questione legata alle gare di appalto e al fatto che quando le offerte sono eccezionalmente basse come in questo caso risulta comunque assolutamente complicato mantenere degli standard qualitativi alti e soprattutto nel campo della sanità e quindi in particolare dell'emergenza urgenza credo che bisognerebbe fare degli approfondimenti e cercare anche di fare delle proposte che possano partire anche da questo Consiglio regionale in generale sugli appalti e in particolare anche su quelli che sono dei temi delicati come quello legato magari alla salute o ad altri aspetti di primaria importanza per la vita dei cittadini. Comunque monitoreremo sperando che non si verifichino problematiche aggiuntive. Grazie. Grazie. Passiamo all'oggetto 34, rendicontazione degli interventi derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative e delle tasse di concessione annuali volte al miglioramento dell'attività degli operatori in materia di tartuficultura. Consigliere Puletti, a lei la parola, risponde l'assessore Morroni. Grazie Presidente. Secondo i dati che ha diffuso anche Coldiretti a livello nazionale, sono sempre più numerose le realtà che ruotano
attorno al mondo del tartufo. La Federazione Nazionale d'Associazione Tartufai ne conta 75.000 iscritti e 45.000 non iscritti, ma comunque importanti per i territori che rappresentano. Sono numeri consistenti, a conferma di un settore che rappresenta sicuramente un'eccellenza italiana nel mondo e un importante richiamo turistico per quella che è la nostra regione, l'Umbria, e sicuramente anche una zona importante come quella dell'Alta Valle del Tevere. Ad oggi nel comune di Fernate esiste una realtà che conta circa 400 iscritti, nata nell'86, ed è l'associazione Tartufai Alto Tevere Ollus. Con gli anni questa associazione è diventata parte integrante del tessuto sociale di Fernate, tanto da essere protagonista in più di un'occasione nel comprensorio, anche con eventi di solidarietà ai quali io stesso ho partecipato, prendendo coscienza del valore umano che questa associazione è in grado di trasmettere. L'associazione Tartufai è un simbolo di identità e di tradizione che svolge in Alto Tevere, a Città di Castello, il proprio compito nel pieno rispetto del suo mandato a tutela dell'ambiente, sviluppando, potenziando e promuovendo quella che è per noi un'eccellenza umbra, che è appunto il tartufo. Per continuare a fare questo, Assessore, l'associazione, così come tante altre associazioni presenti nel territorio umbro, hanno bisogno comunque di un sussidio e di essere appunto aiutate. Sappiamo bene che è in corso l'iter parlamentare per l'abrogazione della legge, la 752, una abrogazione resasi necessaria per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea. Queste associazioni, come detto, rappresentano un punto di congiunzione che è comunque sia una ricerca della legittima passione, ma anche la promozione e la valorizzazione del proprio territorio. Considerato quindi quanto scritto nella legge regionale numero 12 dell'aprile del 95 del testo unico in materia di agricoltura, al comma 4 e all'articolo 120, chiedo di conoscere l'ammontare totale relativamente all'annualità del 2020 dei proventi derivanti dalle assunzioni amministrative e dalle tasse di concessioni annuali e quale iniziativa gli enti preposti a farlo hanno svolto per la tutela, il miglioramento, la valorizzazione nel settore della tartificoltura, oltre che al sostegno delle attività svolte dalle associazioni Tartufai secondo normativa vigente. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Grazie presidente. Consigliera Puletti, le funzioni in materia di tartufi e tartuficoltura sono state attribuite all'Agenzia Forestale Regionale a far data dal 1 luglio del 2019. Agenzia che le esercita nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 12 del 2015. La stessa agenzia è subentrata alle comunità montane dell'Umbria che di fatto hanno gestito direttamente la materia dalla metà degli anni 90 fino al subentro di AFOR. Pertanto quanto di seguito andrò ad esporre si basa sulle informazioni rese disponibili dall'Agenzia Forestale Regionale. I fondi incassati da AFOR per gli anni 2020 e 2021 e relativi alla tassa sulle concessioni sulla raccolta dei tartufi, sui proventi delle sanzioni contenzioso forestale, sono stati complessivamente 780.957,21 nel 2020 e 820.268,58 nel 2021. Le entrate derivanti da sanzioni amministrative comminate dagli organi di vigilanza costituiscono meno del 20% dei suddetti importi e più precisamente il 17,7% nel 2020 ed il 15,7% nel 2021. Oltre alle procedure amministrative relative all'autorizzazione alla raccolta dei tartufi e al riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate, l'AFOR svolge direttamente una serie di interventi sul territorio finalizzati alla tutela e al miglioramento delle tartufaie naturali, con lo scopo di contrastare il loro declino produttivo. Per tali finalità, nel corso degli anni 2020 e 2021, AFOR ha svolto, utilizzando anche altri fondi disponibili, una serie di interventi nei boschi a vocazione tartufigena, compreso il miglioramento delle tartufaie coltivate, per un importo pari a 1.750.000 euro nell'anno 2020 e 2.570.000 euro nell'anno 2021. Si fa presente inoltre che risultano censite all'interno del patrimonio indisponibile agroforestale regionale 16 tartufaie coltivate
che risultano oggetto di sperimentazione anche con l'ausilio dell'Università degli Studi di Perugia. Per quanto concerne il sostegno alle associazioni Tartufai, si ritiene opportuno segnalare che fin dall'agosto 2020 l'AFOR ha avviato un proficuo rapporto con le stesse associazioni e con il coordinamento Associazioni Tartufai, ex UTU. Le stesse associazioni inoltre sono inserite nella Commissione Unica per il riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate e per il rilascio dei tesserini dei tartufi. Delle 16 tartufaie sperimentali esistenti, 7 tartufaie sono state assegnate alle associazioni del territorio, con particolare riferimento alla Tuber Terre e all'Associazione Tartufai del Montepeglia. Le altre sono da assegnare sulla base di un rapporto convenzionale con le altre associazioni che manifestino il loro interesse. Inoltre l'Agenzia Forestale, attraverso l'adozione di 2 specifici decreti dell'amministratore unico, il numero 292 del 4 agosto 21 e il 324 del 2 settembre 21, ha approvato il piano annuale delle azioni a sostegno della tartuficoltura, individuando le seguenti linee di intervento e a ciascuna delle quali è stata assegnata la relativa quota: iniziative promozionali 35%, contributi alle associazioni per servizi e interventi 40%, importo da ripartire sulla base del numero degli iscritti, del piano di gestione attuato e in base alle tartufaie coltivate e gestite. Infine, interventi diretti di AFOR, il restante 25%. Con i citati decreti dell'amministratore unico di AFOR è stato approvato anche lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra l'AFOR e le associazioni attive sul territorio. Si informa infine che sia nella fase di rendicontazione delle attività svolte dalle associazioni nel corso dell'anno 2021. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Puletti per la replica. Grazie Presidente, grazie anche Assessore. Alla luce di quanto da lei appena annunciato, comunque rinnovo il mio invito a valorizzare, tutelare anche attraverso fondi, laddove chiaramente ci sia possibile, queste associazioni che comunque rappresentano un volano sia da un punto di vista territoriale sia da un punto di vista promozionale e turistico. Grazie.